Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma fra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Fratelli e sorelle, anche questa domenica la buona novella vi raggiunge da Pesco Costanzo e in modo particolare dalla piccola cappella denominata del Suffragio. In questa domenica ascoltiamo la conclusione del discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao a proposito del pane di vita, cioè della presentazione che Gesù fa di se stesso come il pane vivo disceso dal cielo. Intorno a sé, come ricorderemo bene, Gesù aveva le folle, i capi dei giudei, i discepoli e gli apostoli. Le folle avevano grandi aspettative su Gesù, avevano visto il segno della condivisione dei pani e speravano di aver risolto per sempre il loro problema. Infatti, quando Gesù li lascia, lo vanno a cercare e Gesù stesso li smaschera dicendo: «Voi mi cercate perché vi siete saziati. Vi interessa il pane, non vi interessa di me». Sono le prime le folle ad abbandonare Gesù, quando si sono rese conto che Gesù non era venuto per aderire alle loro richieste, per compiere miracoli su ordinazione. Dopo di loro vanno via i capi dei giudei. Loro si erano scandalizzati, addirittura avevano detto che Gesù bestemmiava perché aveva sostituito se stesso alla Torah. Come ricorderete, per loro il pane vivo disceso dal cielo era la legge, era la Torah, la parola di Dio. Gesù, dicendo di essere lui il pane vivo, era come se stesse dicendo: «Io sono la sapienza di Dio incarnata, io sono Dio stesso che si è fatto uomo». Non lo potevano sopportare e se ne andarono anche loro. Dopo le folle e i capi dei giudei, vanno via anche i discepoli. Forse avevano seguito Gesù perché erano rimasti affascinati dalle sue parole. Avevano creduto a quello che Gesù diceva, ma equivocandolo. Pensavano ad un regno terreno, pensavano di poter prendere da Gesù, pensavano di poter occupare posti importanti, significativi. Quando si rendono conto che Gesù non chiede a loro di avere dei servi, ma di farsi servi, quando si rendono conto che Gesù chiede loro di dare se stessi da mangiare alla gente, allora anche loro se ne vanno. Hanno scoperto che la parola di Gesù è dura. E Gesù resta solo con i dodici. Alza gli occhi su questi dodici amici che si era scelti uno per uno e in un qualche modo li provoca: «Volete andarvene anche voi?» O forse sarebbe meglio dire: «Non è che adesso ve ne andate anche voi?» E la risposta di Pietro fa scaturire un grande sorriso sul volto di Gesù e nel suo cuore.
Signore, ma dove vuoi che andiamo? Noi abbiamo fatto esperienza di te, noi abbiamo conosciuto te e tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo ci porti Dio nella nostra vita, tu solo ci dai la possibilità e la capacità di superare qualunque limite di spazio e di tempo. Noi vogliamo stare con te, noi vogliamo approfondire ancora di più la relazione che abbiamo aperto con te. La nostra fede nei tuoi confronti non è una fede basata sui dogmi, non è una fede basata sulla dottrina, ma è una fede basata sulla relazione sponsale fra noi e te. Come ci ricorda proprio San Paolo anche nella seconda lettura dalla lettera agli Efesini, quando utilizzando il matrimonio, la relazione fra l'uomo e la donna, dice che essa è immagine del mistero grande dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Questo aveva intuito San Pietro e questo dobbiamo capire anche noi oggi, perché i discepoli di ieri a Cafarnao, oggi siamo noi, e i 12 apostoli di ieri a Cafarnao, oggi siamo noi. Anche noi ci siamo lasciati entusiasmare da Gesù, abbiamo accolto il suo messaggio, abbiamo cominciato a frequentarlo, abbiamo cominciato a intessere una relazione. Come è successo per gli apostoli, ora il tempo del fidanzamento, per così dire, è finito. Gesù ci chiede di celebrare il nostro matrimonio con Lui, come succede tante volte ai nostri giovani. Arrivati a un certo punto, o ci si sposa o ci si lascia. A me e a voi oggi Gesù dice: ve ne volete andare anche voi? Oppure volete continuare questa splendida avventura dell'amore, questa splendida avventura del servizio, questa splendida avventura della vita? Gesù, dal punto di vista umano, certamente sperimenta un fallimento. Aveva intorno a sé 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È rimasto con i suoi 12 discepoli. Umanamente non c'è di peggio. E tante volte anche noi oggi come Chiesa facciamo esperienza di questo fallimento. Le nostre comunità diventano sempre più piccole, diventano sempre più anziane. I frutti del nostro impegno nel fare catechesi, nell'organizzare la pastorale, spesso e volentieri non corrispondono ai risultati. Abbiamo vicino a noi bambini praticamente da zero fino ai ragazzi di 15 anni, ma dopo la cresima, dopo le scuole superiori, quasi sempre questi ragazzi diventati giovani ci lasciano. Oggi c'è anche un forte abbandono delle donne, delle quarantenni, come ha detto il teologo Armando Matteo in un suo libro. Anche esse, che prima erano lo zoccolo duro della Chiesa, man mano si stanno allontanando. E anche noi, come Gesù, quindi sperimentiamo il fallimento. Ma Gesù non è sceso a compromessi. Gesù non ha abbassato il livello del Vangelo. Gesù non ha minimizzato, non ha banalizzato la sua proposta. Si è mantenuto fedele ad essa. Quello che lui aveva detto, quello ha mantenuto fino alla fine. E noi oggi non possiamo, per rincorrere chi abbandona, abbassare il livello del Vangelo, smettere di considerare la nostra fede come un'unione sponsale con il Signore, come una relazione di amicizia profonda con il Signore. Noi dobbiamo rimanere a questo livello alto che il Signore ci ha donato. Non dobbiamo preoccuparci di chi ci lascia. Dobbiamo piuttosto essere sempre più autentici, essere sempre più coerenti, proprio come uno sposo che è fedele alla sua sposa e come una sposa che è fedele al suo sposo, proprio rimanendo insieme sotto il giogo di Gesù, soggetti alla volontà di Gesù, perché in questo modo realizziamo pienamente la nostra umanità e la nostra spiritualità. E anzi, la nostra coerenza potrebbe essere lo stimolo a far tornare
tante persone che si sono allontanate, casomai suggestionate da nuove forme di religiosità, suggestionate dalle filosofie orientali o anche semplicemente dalla secolarizzazione che il mondo ci propone quotidianamente. La nostra fedeltà a Gesù, il vivere fino in fondo, il nostro rapporto sponsale con Lui, l'essere noi stessi, il quinto Vangelo, aver fatto esperienza e fare continuamente esperienza delle parole di vita eterna che custodiamo nel cuore e che il Signore ci ha donato, sicuramente diventeranno traino, strumento per il ritorno di tante persone. Non dimentichiamo mai, come ci ricordano in modo particolare gli ultimi papi, che non è con l'indottrinamento che la Chiesa andrà avanti, ma con l'attrazione e l'amore, il dono della vita, il servizio, sono attrattivi di per sé. Diventiamo capaci di amare, capaci di dare la vita, capaci di servire e rimarremo noi a godere delle parole di vita eterna che il Signore ci dice, ma diventeremo anche strumento per il ritorno di molti.